Si incrociano nuovamente i destini dei personaggi di Uomini e Donne e Temptation Island. Stavolta, sembra che lo zampino di Maria De Filippi non c'entri nulla, perché parliamo di un amore nato al di fuori delle dinamiche televisive. Lei risponde al nome di Fabiola Ciminella, sexy 25enne napoletana che nell'edizione 2015 di Temptation Island rischiò seriamente di far perdere la testa a Emanuele D'Avanzo e compromettere la relazione di lui con Alessandra De Angelis. Una storia ormai vecchia, che la bella Fabiola si è lasciata definitivamente alle spalle. La ballerina sembra aver trovato l'amore con Mino Tafuri, anche lui di Napoli, noto al pubblico più attento di UED. Fu infatti, per breve tempo, uno dei corteggiatori di Silvia Raffaele. Pazzo di lei, scrive Mino Tafuri su Fabiola, proprio nei giorni in cui si festeggiano le nozze di Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis. Sulle pagine Instagram di Fabiola Ciminella e di Tafuri sono apparse diverse foto inequivocabili. Inseparabili e sempre abbracciati, i due innamorati regalano commenti che non lasciano spazio a dubbi, quali te I so flave gli occhi dell'amore, o pazzo di lei e, come scrive lui. Oltre alle soddisfazioni lavorative, è nel corpo di ballo di Made in Sud, Fabiola ha dunque trovato anche la felicità sentimentale. Chi è Mino Tafuri? L'esperienza di Mino Tafuri a Uomini e Donne è durata poco. Ha abbandonato il programma e, come è noto, anche Silvia Raffaele avrebbe poi lasciato il trono senza scegliere. Di Tafuri sappiamo che è amico di Gianmarco Valenza, altro personaggio transitato sia a Temptation Island che a UED. Curiosamente, anche Fabiola ha avuto un'esperienza estemporanea nel trono classico, quando partecipò a una puntata a novembre 2015, per corteggiare Luca Speracchi. Un altro tronista, Amedeo Barbato, raccontò inoltre come un tempo prima avesse tentato, invano, di sedurla via Facebook. Tutti pazzi per Fabiola, insomma. Lei, per il momento, si gode il suo Mino. Chi se ne frega.